Buonasera, da Piacenza per l'ultima partita casalinga della Pallacanestro Piacentino Beccheri, la penultima di campionato che mette di fronte la Beccheri Piacenza in lotta per cercare di salvarsi e Scafati, squadra ormai salva e comunque tranquilla, non può in queste ultime due partite comunque arrivare nelle prime quattro, quindi a fare i playoff. La squadra molto forte che è imbottita di giocatori che hanno giocato in Serie A e molti esperti di A2, di categoria A2. Buonasera a tutti. Dopo l'ultima bella vittoria casalinga, Piacenza purtroppo ha perso in trasferta e la vittoria casalinga contro Tortona ha accorciato maggiormente le già corte rotazioni di Piacenza a causa dell'infortunio a capitano Robaldoni che ha terminato la stagione. Questa partita per la Beccheri è fondamentale perché i due punti sono l'unica via per poter ancora sperare in una salvezza l'ultima giornata. E però appunto avendo queste rotazioni corte, Piacenza per riuscire a controbattere così tanto talento di Scafati deve cercare di gestire il ritmo tenendolo basso e soprattutto cercare di gestire al meglio le situazioni dei palli personali, perché ci sono 6 senior e 4 giocatori under al momento per Piacenza. Vi presentiamo la squadra ospite con Valerio Spinelli col 99, Antonio Ruggero col 20, Christopher Rivas col 23, Federico Lestini col 9, Jeremy Simmons con il 21, 55 Giacomo Sanguinetti con l'8, Luca Di Palma con il 7, Leonardo Zaccariello con il 19, Andrea Ghiazzi con 32, Luca Visconti e con 24, Ferdinando Mattoni. I quintetti che entrano in campo per Scafati, Spinelli, Ruggero, Evans, Ghiacci e Simons. Mentre per Piacenza stanno entrando in campo col numero 19 Francesco Infante, col numero 0 Milo Galli, col numero 9 Paolo Sorocas, col numero 8 Stefanini e col numero 11 Giovanni Gasparini. Buona partita. Si apprestano al salto 2 Simons e Sorocas. Prima palla a salto anticipato di Simons e quindi palla alla squadra di casa. Fallo in attacco a Sorocas. Si aveva preso una buona posizione di Aci invitando verso il fondo. Sì, più che altro però mi è sembrato un atto studio perché Ghiacci ha urlato e l'arbitro, anche perché non è caduto, si è spostato leggermente, quindi vediamo che metodo arbitrale useranno, perché sicuramente Scafati è atleticamente molto più forte. Primo canestro di Evans, uno contro uno, si è fatto largo sotto canestro. Da tre, Gasperin che non prende niente, rimbalzo che cade nelle mani di Ruggero. Spinelli, gioco a due con
schiacciata di Simons all'layup. Brutta difesa di Piacenza su questo pick and roll, che due si sono trovati a seguire lo Spinelli e nessuno ha seguito e ha ruotato verso il centro dell'area. Peccato per il doppio, peccato, due tiri di Infante sono entrati e usciti, il secondo dopo un rimbalzo d'attacco. Pick and roll, ancora pick and roll, ancora gioco a due Sorokas, Sorokas che non si è occupato, e 6-0 per Scappati. Bellissima entrata di Giovanni Gasparin che elude la marcatura di Ruggero e va a segnare due punti con una facile entrata. Benissimo Gasparin su Pinelli, che è un ottimo tiratore da tre, lo sappiamo. Dentro e fuori, tiro contestato. Infante che butta una palla letteralmente. L'apertura palla... molto pigra. L'apertura molto pigra per Galli che stava scappando. È stato molto sveglio Ivans. Esatto. E subisce anche fallo. Piede. Sì. Squadra di casa ha già due falli, il primo in attacco. Ivans sbaglia il primo libero, un po' meccanica questa. Anche il secondo esce, stesso errore del primo, uguale identico. Oh, assist stupendo di Stefanini per Infante che schiaccia. Azione bellissima proposta da Gasperin, proseguita con una penetrazione da Stefanini che poi Galli prende la palla e segna. Tutto il campo per Milo Galli, che ha preso un rimbalzo lungo contestato dal puntino di Spinelli e ha riportato la squadra di casa in parità. È stato bravissimo a proteggersi dalla pressione di Ruggero a metà campo, poi è stato bravo anche a leggere lo spazio che era rimasto col difensore in aiuto al canestro, è andato fino in fondo, molto bene così. Ghiacci tiro cortissimo. Ha stoppato Simons, ha stoppato Stefanini, passi, non fischiato, Galli, buono canestro. Come ha fatto a non fischiare in base ai passi lì? Come ha fatto a non fischiare questa? Beh. Purtroppo buono canestro e fallo di Galli, esatto. Il terzo fallo, però gli arbitri non hanno visto questa infrazione di falsi di Ruggero clamorosa. Tiro aggiuntivo per Simons che sbaglia. Ivans rimbalzo, ma Simons palla fuori. È la terza schiacciata della partita, 4 minuti. Galli, una bella iniziativa, andato a tirare in testa Spinelli, ma il tiro è stato lungo sul secondo ferro. Rimbalzo di Simons. Ivans rimbalzo, ci stanno dominando a rimbalzo. Oh, grande stoppata, grande stoppata di Stefanini che ha restituito Ivans. Infante da due da metro, tiro libero ma ha sbagliato,
Pinelli in velocità. Ah! Fallo in attacco di Ivan, che ha cercato di fare un numero in sottomano, ha sbagliato, rimbalzo di Infante e fallo di frustrazione del giocatore americano. Tiro forse un po' affrettato quello di Infante nell'azione precedente, ci stava a ribaltamento. Ci piace tenere retti alti, ha solo da perderci, secondo me. Però era molto libero. Molto libero, sa. L'arbitro cambia la decisione. Sì, cambia decisione. Simons non ci fa una bella figura perché non si è autoaccusato e la palla continua a dire che non l'ha deviata, ma la palla è stata deviata da un giocatore in casacca scura. Nel frattempo manca 5 minuti e un secondo alla fine del primo quarto e il punteggio è sempre 8-6 per Scappati. Infante cerca di giocarsi da solo e fallo di Simons sull'iniziativa di Francesco Infante. Ancora Infante a giocarsi uno contro uno. Fallo! Giusto, ha invaso il cilindro con le mani. Bravissimo Infante a tenere il perno nonostante il contatto con Simons. Secondo falso di pallone di Simons e cambio. Entra Visconti, esce Simons. Non sappiamo se è stata richiamata. Peccato. Abbiamo giocato bene con Pinarol, Galli e Infante, ha dato una palla forse un po' prevedibile, un po' lenta, Spinelli è sperato come ci ha messo le mani, però il possesso ancora gli piace adesso. Sì, Spinelli non è riuscito a riprendere la palla perché è caduto ed è andato fuori con la schiena. 4-42, sempre 6-8, diciamo le difese la fanno da padrone. Bel canestro di Francesco Infante, si prepara un cambio anche per la squadra di casa. Marco Rossetti va sulla panchina. Benissimo Gasparin, che su un extra pass di Ghiacci che ha rifiutato un tiro, esce Stefanini. È strano che Ghiacci, un tiratore che abbia rinunciato a quel tiro, è stato bravo Gasparino a muoversi sulle linee di passaggio, ma non penso rinunci ancora. Pinelli da tre, Infante top step out, Galli. Galli che va in slalom e riesce a non perdere la palla da Spinelli. Da due sbaglia Galli, una bella iniziativa, ma Rossetti, Rossetti gran difesa. Ivans ha perso la palla, cambio, toglie anche l'altro americano Spinelli e manda in campo l'esperienza di Zaccariello. È stato bravo Rossetti a riuscire a tenere tre palleggi in scivolamento e mandare verso la linea laterale il giocatore americano di Scappati recuperando palle. In questa partita fino adesso per Piacenza manca completamente l'attacco a figura di Sorokas, che è tenuto da Ghiacci, che sappiamo un ottimo difensore. Tiro sulla sirena di Infante fuori, ma tocca il ferro e
tap-in di Gasparin. Stato bravissimo Gasparin, è riuscito a stare concentrato anche dopo il tiro di Infante che ha tirato giusto per far toccare Perro alla palla e ha fatto il tap-in più facile della stagione, immagino. Oh, Socas, tecnico a Spinelli, espulso Spinelli, tecnico espulso Spinelli. E hai tecnico alla panchina anche. Tecnico a Spinelli, espulsione di Spinelli e... Comunque non c'è stato nessunissimo fallo, Spinelli è andato in una zingarata, non è venuto, ha perso la palla. Adesso non riesco a quantificare il numero di tiri liberi che doveva tirare Piacenza. Dovrebbero essere 4. Immagino, 2 per i tecnici e 2 per l'espulsione. No, il tecnico al giocatore. Un'espulsione sono 4 liberi, poi non capiamo se è stata data anche Zaccariello che continua a protestare con l'arbitro. Gasparriello peraltro è appena entrato. E comunque nell'azione precedente, a parte il contatto che ci fosse o meno, mi è sembrata chiara l'idea di Piacenza, ossia dopo il picarò di Spinelli si collassa in area, c'erano 5 giocatori di Piacenza nell'area di tiro a 3 punti, di cui 4 dentro l'area colorata di blu. Adesso non c'è più Spinelli in campo. 4 liberi, sì, sono 4 liberi e palla. Intanto è entrato Sanguinetti per sostituire Spinelli. Quando segna il primo Sorocas. Primo sul secondo, così si sblocca anche Sorocas. Terzo, ancora un libero, e dopo altri 2, forse per il... non capiamo, non abbiamo capito. No, a me sembrava che fossero stati dati 2 i tecnici. No, era stato dato tecnico, espulsione e tecnico alla panca. No, perché altrimenti i tecnici sarebbero stati 5, invece sono stati 4. Passi per Gasparin. E Gasparin purtroppo ha esitato nella scelta, ha fermato il palleggio quando aveva ancora il difensore addosso senza sapere. È stato molto bravo Visconti a cambiare, a oscurare, esatto, la via del canestro e la via del passaggio. Dunque Piacenza a 14, a 2.41 dalla fine. Benissimo Rossetti come un leone, ha tenuto la palla in campo. Passi di Infante lungo, ricordiamo, non va mai servito in velocità e purtroppo Infante ha commesso infrazione di passi. Meglio l'infrazione di passi che un potenziale sfondamento che avrebbe potuto. Sì, forse per... non glielo davano perché era dentro allo fai, quindi. Bravo. L'errore di Visconti che voleva scherzare e ha sbagliato. Un altro pick and roll scolastico in cui si è arrivato al ferro troppo facilmente scappato. A 3 Rossetti, lunga, Infante, fallo di Zaccariello. 2 liberi per Infante, ha preso un ottimo rimbalzo. Tiro da 3 di Rossetti
minuto chiesto da Scafati per riordinare le idee. È evidente che Scafati, che l'ha Scafati con i due americani in campo e l'ha Scafati con i due americani in panchina, c'erano due squadre diverse. Adesso, al netto dell'ultima azione in cui comunque Visconti è riuscito ad arrivare al ferro come aveva fatto all'inizio partita Simmons, però anche a livello di intensità in attacco, proprio di quanto riguarda attaccare il ferro, è un'altra cosa, un altro ritmo che avvantaggia Piacenza. Stiamo guardando l'ottima affluenza del pubblico di Piacenza. L'unico spazio libero è quello per la tifoseria ospite, mentre la tribuna contro le panchine è stracolma e la tribuna dietro le panchine è piena per metà, più di metà. Il pubblico sta veramente incitando la squadra. Sì, c'è da fare complimenti al pubblico piacentino, perché nonostante la squadra sia stata ultima in classifica e in difficoltà per la maggior parte del campionato, il nostro pubblico non ha mai smesso di incitare, di venire sempre a Palazzo e di cercare di spronare i giocatori. 0-2 di Infante nel frattempo, e Stefanini è entrato prima, altrimenti avrebbe preso il rimbalzo d'attacco. Canestro di Ghiazzi che rompe il ghiaccio dopo, scusate il gioco di parole, ma dopo almeno 4 minuti per Scafati. 1.25, 14-10. Adesso Scafati è molto aggressiva. Ottima la penetrazione di Stefanini, ma passi di Ghiazzi. E quello che abbiamo detto per Infante vale anche per Ghiazzi. Ghiazzi è 2-2 e dargli una palla così non l'ha presa, non l'ha controllata, perché toccata l'aveva toccata. Gasparin sbaglia da 2, peccato, aveva, ah, peccato, aveva. Fallo in attacco di Visconti, non fischiato, perché col gomito si è sicuramente fatto largo e ha spostato Infante. Infante ha anche paura di commettere il secondo fallo, secondo me. Milo. Fallo di Visconti, peccato perché stava entrando, peccato perché poteva essere il gioco da 3 punti. Nel frattempo Stefanini, scusate, ci siamo dimenticati, è entrato per Sorokas, entra per questi ultimi 19 secondi Mazzocchi per Infante. Giustamente Sodini lo toglie per non andare a incappare in un secondo fallo. Mancano 18 secondi, siamo 14-12, 15 con questo primo canestro su tiro libero di Galli. E Piacenza ancora un fallo da spendere nel quarto. E Piacenza ancora un fallo da spendere nel quarto. Sì, anche il secondo, 2-2, ottimo. Speriamo che lo spenda un giocatore che non ha ancora il falli. Galli ne ha uno, Infante però è giù, ne ha uno, e l'altro penso sia Stefanini. Ruggero da 3, corto, rimbalzo di Stefanini, da 3, non penso fosse valido. 16-12 per Piacenza. E dopo un parziale iniziale scoraggiante, Piacenza è riuscita a prendere il possesso della partita giocando meglio in attacco e riempiendo l'area, difendendo meglio su pick and roll. Non riusciamo a capire tutto il nervosismo che
che è andato nelle, nella testa dei giocatori di Scappati. Spinelli sinceramente su quell'azione in cui non gli è stato rischiato niente, non aveva fatto una cosa molto da giocatore di serie. Ha perso la palla e convinto di aver subito fallo è esploso, ma portando anche molto nervosismo nei suoi compagni. Lui è stato espulso e i 4 punti che ci sono di differenza sono dati proprio dai 4 tiri liberi che ha tirato Sorokas per il tecnico l'espulsione. Sì, non so, per onore del vero non so neanche quanto sia stato affrettato il tecnico a Spinelli, non tanto il primo quanto il secondo. Sì, è stata una protesta, è stata una protesta così già ad alta voce e tutto, però non so cosa si siano detti con l'arbitro, ma ho visto proteste peggiori non sanzionate. Ovvio, buttare non sappiamo cosa può aver detto Spinelli all'arbitro, perché dopo il tecnico l'arbitro stava andando a segnalare, Spinelli gli è passato vicino e forse molto probabilmente o l'ha offeso o cosa, perché la reazione è stata proprio come il morso del serpente dell'arbitro, quindi molto probabilmente. E comincia il gioco, è giù Giovanni Gasperin, è rientrato Sorokas, i 6 uomini più 7 Mazzocchi che rileverà, pensiamo, sempre verso la fine uno dei lunghi, appunto per tenere i falli. Intanto è rientrato Simons per Scappati. C'è stata un'azione sicuramente vietata, viziata da 3 secondi, per gli sconti, per 2 volte ha preso la palla, ha finta, l'ha passata fuori, non una ma 2 volte, e la terza volta il secondo giocatore era Intanto dice Francesco Impante che la mette un dolore Impante alla schiena. Impante non sappiamo cosa abbia, ha preso un colpo alla schiena. Adesso si darà le cure del massaggiatore, penso. È rientrato Gasparin per Impante, quindi siamo ancora più bassi. Di là c'è Simos in campo a rilevare. Contro i lunghi, perché c'è Diaci, Simons e Visconti. Diaci è un diciamo lungo corto, corto lungo, sì. 3-4 che ha mani lunghe, braccia lunghe, e però è agile, veloce. Zona per Piacenza, Zaccariello, palla fuori, la primo passaggio a zona ha portato subito confusione nell'attacco di Scappati. Zaccariello su Gasparin. Gasparin. Un po' fermo l'attacco di Piacenza. Sì, troppo impuntato solo sul gioco di Gasparin. E dentro fuori. Diaci da 3, canestro e sorpasso, minuto chiamato prontamente da coach Marco Sodini. Vediamo il massaggiatore che sta lavorando alla schiena di Infante. La valutazione del primo quarto è 14 Piacenza, 4 Scappati a livello di valori. Tre punti ha segnato in 4, tutti 4 punti per Piacenza. Galli, Stefanini, no scusa,
Sorokas, che ha fatto 4 su 4 dei liberi, Gasparin e Infante. Mentre di là hanno segnato il miglior marcatore Jeremy Simons di un 3 su 3. Simons con 6 punti che ha fatto 3 schiacciate. Si ricomincia, 8 minuti e 30 dalla fine, punteggio 17 scappati, 16 Piacenza. Passi in partenza. Passi di Sorokas. Ci è sembrata abbastanza. Piacenza adesso non deve disunirsi. Infante sembra. Stefanini stoppato, però dice su Simons, dice l'arbitro che ha toccato il gomito. Cambio, esce Stefanini, torna Infante. Dopo lo 0 su 2 iniziale ha fatto questo primo. Adesso difesa allungata. Tutto campo per far ritardare. Galli corto! Facile contropiede a due. Da Cariello e Simons. Bel contropiede di scappato. Molto bravo Simons a restituirla di tocco a Gaspariello. Purtroppo dobbiamo dire che stasera le polveri di Milogan di solito realizza i tiri che si prende sono un po' magnati. Qui adesso il punteggio a 7.49 dal secondo quarto a 16. Piacenza che non ha ancora segnato all'inizio e 21 per Scafati, quindi un parziale aperto di 7 punti. Partita che sta andando avanti a parziali in questi primi 12 minuti. Rimessa per la squadra di casa, ancora pressione per Scappati. Un attacco in cui non è successo praticamente niente. Non so, è così sicuro che la palla fosse loro. La reazione nostra c'è stata, ma secondo me anche Simons ha toccato la palla nel tentativo di prenderla comunque la lei. Non vedo nessuno protestare, però quindi probabilmente. La Svicenza deve crescere un po' difensivamente. Sanguinetti che ha fatto un canestro difficilissimo, con esigenze difficilissime. Purtroppo adesso sono le cose rimandate difficili.
Ciao Ocas, purtroppo abbiamo le polveri e quindi anche buoni tiri come questo che ha un tiro da prendere, entra e esce. Ancora zona, tiro da tre di Sanguinetti. Sanguinetti sul rimbalzo offensivo di Senti, che ha preso, è già, è già anche nell'azione precedente, è uscito Visconti, si è abbassato e rientra Ruggeri. Ruggero anche nell'azione precedente non era stato fatto taglia fuori su Rossetti, che prima aveva solo Rossetti, la seconda volta che va a rimbalzo. Ancora uno contro uno di Infante. Sì! Infante spezza finalmente il digiuno che è durato 4 minuti nella squadra di casa. Un tiro dal mezzo angolo. Ruggero da 3. La palla ha girato molto bene in questo attacco di Scafati. Fatto con un attimo di ritardo Rossetti. Ancora corto. Ancora corto. Tiro di Gasparini. È già il secondo o il terzo che sbaglia dall'angolo della lunetta. Ancora Ruggero, però stavolta sbaglia. Da tre corto, Sanguinetti, fallo. Bravo Gasparini. Gasparini è tirato da tre, ha sbagliato ma ha sentito un po' rimbalzo e Sanguinetti ha fatto un secondo fallo più o meno come ha fatto su Rossetti. Sì, non ha controllato il corpo. Cambio. Rientra Ivans ed esce proprio Sanguinetti. Adesso Cossolini chiama la difesa allungata per Piacenza. E rientra zona. Fallo di Gasparini. Secondo di squadra. Non è il secondo quarto più bello che abbia mai visto. No. Se devo usare non è un femminile. Simons da 3. Porta a 11 il vantaggio della squadra ospite. Ma prende anche buoni tiri Piacenza, proprio che non si riesce a toccare. Bellissimo assist di Sciocas per un taglio backdoor di Gasparin che realizza un facile punto eludendo l'intervento di Ruggero. E adesso è tornata uomo Piacenza in difesa. Ma sembra sorpreso. Bravo Gasparin. Gasparin si sta dannando l'anima, non gli entrano purtroppo i tiri ma ha fatto due tappini, cioè, questo canestro da sotto canestro, un tappino, si sta mettendo proprio tutto. La
partita generosissima quella di Gasparini. Zaccariello niente, parte Saotas. Ha rischiato Saotas, già di non far recuperare la palla. Ora Simons da fuori, ma sbaglio. La terza volta ha sbagliato, qui la palla ritorna dalla Beccheri. Adesso con 3 minuti e 18 secondi da giocare, il punteggio è 29 scappati, 20 Beccheri Piacenza. No! Ghiacci ha spinto, clamorosamente. Saotas si è protetto e gli è stato fischiato un fallo. Mani addosso. Sì, mi sembrava abbastanza nel cilindro il giocatore lituano. Il fallo era proprio stato invertito. Bassi, gran difesa, grande cuore di Piacenza. Dovremmo cercare di recuperare un po' lo svantaggio in questi 3 minuti per non chiudere su delle 9 meno 10 in quarto. Fallo, Bisconti non ha mai fatto fallo, che non fa mai fallo. Era fermo col corpo, ma con le braccia. Esce Rossetti e ritorna Stefanini. Importantissimo per Piacenza cercare di segnare da tiro libero, perché ruotando in 5-6 le energie per segnare canestro da fuori verranno meno nel corso della partita. Da qui i canestri e cronometro. Buono il primo nel frattempo. Buono anche il secondo. 6 su 6 dalla lunetta, non sono questa sera. Press. E recupero. Sì! Gasparini! Minuto di Zinelli, che si è visto in un attimo riprendere 5 punti, 4 punti, adesso scusate, 6 punti, erano 11 i punti con la tripla di Simons, i punti di vantaggio di Scafati, adesso siamo Beccheri 24, Scafati 29. La zone press ordinata da Sodini ha portato questo recupero. E Plenega di Scafati ha provato a battere la palestra palleggiando nei suoi 20 metri, è sconsigliato, quasi anche palleggiato su piede, è stato bravo Gasparini a recuperare subito il segnale. Penso che il time out di coach Finelli sia stato chiamato anche per cercare di organizzare un eventuale attacco se dovesse ripetersi la zone press. È rientrato Ruggero, è rientrato Bastoni per Ivans, no scusate, per Simons, Ivans è ancora in campo. Nessuna delle due squadre ancora ha raggiunto il bonus. No, tre falli e tre falli. Grande difesa di Infante che fa sbagliare Bisconti. Era stato bravo il lungo di Scafati a giocare al riposte. Smettere di giocare dopo aver passato la palla e migliorare la propria posizione. Da tre sbaglia ancora Saotas, che anche lui ha le polvere bagnatissime. Senza, purtroppo ancora segnato da no, penso che no. Visconti è un mestierante che è veramente Gasparin dopo una battaglia di Infante con da dietro la grande
grande! Grande Stefanini che con la spinta ha mandato al bar tutti e ha segnato. E adesso sono solo 3 i punti di distanza a 1 minuto e 20 dalla fine. Fallo a Sorokas. Terzo fallo di Sorokas. Ghiacci è il solito giocatore mestierante, sporco, perché anche questo fallo era viziato da una precedente trattenuta sua. Ma l'errore sembra di Sorokas a cadere in questi tranelli, dovrebbe cercare di essere più lucido e, diciamo così, distaccato, per quanto possa essere distaccato il giocatore di basket in questa situazione. C'è anche una differenza di anni di esperienza notevole tra i due giocatori. Bravo Stefanini! Bravo Stefanini a tenere con il corpo la penetrazione! Questi si lamentano sempre. Sì! Giovanni Gasparini con una elevazione bellissima centrale! Finalmente riesce a segnare da quel maledetto angolo della lunetta che era tutta sera che scheggiava il ferro, mentre ora finalmente ha fatto canestro. Bel gioco a due, Ruggero segna un bellissimo canestro. Adesso 33 secondi alla fine di questo quarto. Da tre! Giovanni Gasparini, un altro giocatore. Adesso è in pareggio. Bellissimi questi ultimi 4 minuti di quarto da parte di Piacenza. Adesso non ha più spalli da spendere a Piacenza, deve difendere fino alla fine questo possesso. Da tre allo scadere, Ruggero ha fatto un bellissimo gioco. Ha peccato forse un po' l'aggressività Gasparini che è andato a cercare la palla. Il movimento di Ruggero ha illuso l'intervento di Gasparini e ha segnato un gran bel canestro. Ci rivediamo tra 15 minuti. Punteggio è 31-34, dopo che il primo quarto si era chiuso 16-14. È una partita che finora è andata, ha vissuto di parziali. Prima c'è stato un parziale di Scafati, poi dopo un parziale di Piacenza e uguale secondo me. Adesso vediamo come reggerà fisicamente Piacenza in questo terzo quarto e da qua fino al finire della partita, perché ruotare in 6 e tenere intensità per tutti i 40 minuti è inconcepibile a questo punto della stagione. Il quintetto in campo per Scafati, Sanguinetti, Zero, Ivas, Simons e Visconti. Mentre per Piacenza c'è Rossetti in campo con il numero 15 al posto di Sorokas, gravato da 3 palli. Infante, Stefanini, Giovanni Gasparini e Milo Galli. Sì, da 3 palli Sorokas, scusate. Adesso palla in possesso di Piacenza per iniziare il quarto. Palla gestita da Gasparin, marcato da Evans. Bellissimo! Penetrazione di Milo Galli, che ha sfruttato tutti i suoi centimetri in più di Sanguinetti. Sanguinetti comunque aveva difeso in maniera molto competente. Stefanini si è fatto pescare in un fallo. Non ha permesso, non ha fatto sbagliare il canestro a Ivans e quindi c'è la possibilità di un'azione da 3 punti. Ha sbagliato secondo me la posizione difensiva Infante in sembra che vogliano
pressare. Buono, gioco da tre punti. Ma è passi qui. Questo è passi. Il controllo di Pestoso di Ivas che aveva venire. Ha cercato di fare un'entrata per schiacciare, ha perso la palla, l'ha ripresa. Bravo Gasparini. Fallo di Ghiacci. Bravo Gasparini a ruotare. Gasparini ha preso passato. Gasparin oggi sta facendo pentole, coperchi e anche un po' di primo. Evans prima gli ha rubato la palla da Stutte da dietro, faccia molto lunga per il giocatore americano. Palla ancora toccata. Palla toccata chiaramente da Evans. L'arbitro si era sbagliato un attimo nell'indicare, ma si è subito corretto. Poi mi sento di dire che i compagni di Piacenza debbano dare una mano a Gasparini, perché adesso sta subendo la pressione, fa fatica a portare palla e proteggerla sempre. Tagliano in due verso la palla. Da tre Sanguinetti tutto solo in una transizione. Rientro di Piacenza un po' pigro. +7 per Scappati. Alla seconda palla che si fa toccare. Minuto, meno 9. Due palle perse da Gasparin che purtroppo sta subendo le braccia lunghe di Evans. Braccia lunghe e piedi veloci, perché sembra comunque col naso davanti alla palla. Americano di Scappati. No, ripeto, mi sento di dire che i compagni devono liberarsi prima per evitare che Gasparin faccia 10 palleggi sul posto, correndo sia al rischio di farsi rubare palla come è successo e comunque rallentando l'ingresso nei giochi di Piacenza. Brutto inizio di terzo quarto per la Bacchieri, che adesso si vede ancora una volta costretta a recuperare 9 punti. Purtroppo gli ultimi 5 punti sono stati fatti con esoria facilità. Una transizione offensiva che ha visto un brutto rientro nella nostra squadra e questa palla rubata. Vedete l'apertura delle braccia di Evans che è molto. Ancora palla rubata a metà campo. Palla pigra, molto passaggio molto scontato. Stefanini è uscito male. Adesso è un po' spasso Infante. Infante ha forzato. Simons da tre, rimbalzo di Evans, step out, scusate, Simons step out, sfondo di Evans. Bravo Stefanini a stare col petto davanti alla spalla di Evans, che ha forzato un po' questa penetrazione su area di fondo. Cambio, dice Stefanini e rientra Sorokas. Speriamo che il lituano ha asciugato le sue polveri. Adesso sono 11 i punti di vantaggio della squadra di Scaffati.
professor la seconda infrazione di passo che gli fischiano. Uno contro uno per troppo insistito, forse gli conveniva riaprire e poi per rigiocare. Rimbalzo di Rossetti sul tiro di Simos che ha forzato uno contro uno, ma Infante non si è, non è indietreggiato. Adesso sta proprio attaccando male Piacenza perché sta subendo molto, la pressione. Molto faraginoso. Vengono coinvolti. Galli, corto, anche Galli non è assolutamente in serata di tiro purtroppo. Da dire che Galli ha giocato... Bellissima difesa di Infante! Galli recupera la palla. Sorokas, finalmente! Speriamo che questa cosa lo sblocchi, un bellissimo giro dorsale e appoggia il tabellone da sotto. Bellissima transizione offensiva di Piacenza. Mancano Piacenza i suoi punti. Otto secondi per finire l'azione. Attenzione ai blocchi. Ruggero da tre. Ruggero da tre oggi è una sentenza purtroppo per Piacenza. Non sta sbagliando nulla. Mamma mia cosa è successo! Mamma mia, Sorokas ha toccato una palla che era già nostra, salvata. L'ha buttata. E Pau di Rossetti su un tiro da tre. Di Stefani, di Gasparin. Ora palla persa. Ancora esitazione. Ancora esitazione, meno male stavolta non è venuto. Oppala. Ivas da solo da tre. Sbaglia. Sorokas proprio oggi non c'è. A momenti toglie la palla a Infante. Prima Infante ha fatto come al solito un'esitazione. Palla in attacco di Gasparin. Secondo fallo. Adesso mancano. Adesso manca 4 minuti e 38 da. Adesso mancano 4 minuti e 32 alla fine. E il punteggio è 49 scappati e 35 Piacenza. Di Rossetti. Primo fallo, terzo di squadra, i ragazzi di Piacenza un po' disuniti. Sanguinetti ci sta massacrando con il suo triple, deve essere 3 su 3. Il punteggio si è dilatato. 17 per scappato. Correzione di Infante, una bella penetrazione di Sorokas, che però dimostra la poca...
fallo di Infante. È uscito male sul piano d'ora, ha fatto un po' alto sulle gambe, è stato costretto a fare fallo anche intelligentemente. Adesso la squadra ha raggiunto il bonus, cambio, esce Ruggero e rientra. Esce Galli che non era ancora uscito, ha fatto 27 minuti quasi filati. E rientra Stefanini, rientrato Zaccariello ed è uscito Ruggero. Fallo fischiato a Rossetti per una trattenuta. Tiri liberi per Ivans. Fallo su Ivans. Sempre a meno 17, proprio calata l'intensità in attacco per Piacenza, dalle palle perse gli arrivano i contropiedi e transizioni scappate. Magia bella. Quello di Evans con Simos che stava tenendo benissimo forte la penetrazione di Somos, che sera si è allungato una mano così estemporanea. Ivas ha giocato un po' naif, molto forte fisicamente, molto forte, ma un po' naif. Sì, il primo di Sorcas. Sì, anche il secondo. Ancora la zone press. Dentro fuori, rimbalzo di Rossetti. Dentro fuori gli Minetti. Gasparin poteva non tirare, sapeva Gasparin. Tirarla poteva tirare. Inizio forse accusare un po' la stanchezza. L'atletismo dei due americani scappati da palla padrone a ribalta. Hanno saltato almeno quattro volte, tenendo sempre viva la palla. Peccato per il terzo fallo di Infante. Due liberi per Simons. No, il primo. La meccanica un po' strana è tiro Simons. Ha una meccanica un po' strana, tiene la palla molto indietro. No, il secondo. Era meglio in sospensione che lì. Sembrava, sembrava un tiro proprio. Setti da tre, no, niente, il tiro da tre oggi non va. Un solo. Penso che abbiamo, che siamo riusciti a fare una bomba. Di Gasparini, prima del secondo. Ah sì, forse sì. Simons che si rifà prontamente nello 0 su 2.
con un tiro libero che però vale a 2 punti. Adesso sembra 17 punti. Assist di Sokas per una schiacciata di Infante. 41-56 a 1-44. Abbiamo assolutamente bisogno di un attacco delle iniziative di Sokas. Ghiacci sbaglia un facile appoggio. Rossetti. Succede di tutto in area. Palla toccata da Sokas. Non si può comunque negare che i giocatori di Piacenza stiano mettendo tutto quello che hanno. Ma forse anche qualcosa di più. Esatto. Un attaccamento di squadra veramente incommiabile. Manca un minuto dalla fine, più 15 scappati. Grande Infante che contrasta Simons. No, abbiamo visto subito, tiro fortissimo, non ha le gambe per tirare da casa. Ancora zona, sembra un 2-3. Palla non ha ancora cambiato lato. Via! Benissimo! Tira lo scadere forzato di Ivas. Adesso ultimo possesso. Un possesso delle mani di Piacenza, perché sono pari, cronometro di 24 secondi, quello di fine quarto. Fallo! Due liberi per Sokas. Adesso il coach Soldini ha chiamato il ritorno a uomo per questi ultimi 4 secondi 80 di Dalspar. Sì, il primo. Sì, anche il secondo. Zero ancora da tre, stavolta però il tiro va fuori e il punteggio rimane su 43-56. Sono 13 i punti che dividono le due squadre. La squadra comunque sta continuando a lottare, a crederci, a giocare. Mostrando anche che tra l'altro in 6 stanno giocando una pallacanestro che è al limite. Rientrano le squadre in campo, la palla pensiamo sarà Scafati che si ripresenta in campo con Ghiacci, Bisconti,
Ruggero, Sanguinetti e Zaccariello, mentre la Becca di Piacenza, Nino Galli, Stefanini, Marco Rossetti, Francesco Infante e Sorocas. Come abbiamo detto, la palla è della squadra di Scaffati. Visconti perde una buona palla passata lì da Ghiacci. Non capiamo perché questo così tanto ritardo nel rimettere la palla. No, non sono riuscito a vedere. È entrato Galli, è ancora Giulio Gasparini. Si chiama il pick and roll, Soro Castor Infante. Palla persa. ...13 punti non vuol dire partita finita, Piacenza ha ancora delle chance. Ovvio, sì. Soprattutto vedere nelle energie, questi primi due minuti, i prossimi due minuti. Riesce a ricucire il distacco a meno 7, meno 8, abbiamo ancora una partita. Visconti, fatto un bel semigancio, è venuto bene la squadra dell'Infante. Ritornati a 15. Però che sia da due punti, Stefanini ha risolto la situazione, ha pestato la riga, l'arbitro ha indicato subito. Adesso è difficilissimo. Fallo di Galli, no, buono il canestro da tre. Gasparin per Galli. Sono 13 ancora i punti. Ottima la pressione di Stefanini. Fallo e buono il canestro di Infante, fallo di Zaccariello. Che bravo Infante a coordinarsi, non commettere infrazioni di passi e riuscire a segnare di sottomano nonostante il forte contatto di Gasparriano. Zaccariello, scusate. Fallo tecnico al numero 7. Zaccariello non è ancora stato zitto un minuto in questa partita, adesso non capisco cosa protestasse, ma ha fatto, cioè, era palesissimo il pallo che ha commesso. Sono 10 punti, c'è un tiro libero, poi la palla. Sì, Sorocas! E sono 9! Questo è fondamentale, riuscire ad andare a punti per Piacenza in questo possesso. Sarebbe fondamentale. Ancora una volta Stefanini esce. Oh!
Break, abbiamo una partita. Uno contro uno un po' faraginoso l'infante, ma qualche cosa è il risultato. Adesso bomba di Ruggero. Ruggero ci ricaccia subito indietro. Ruggero ci ricaccia subito indietro. A 10 punti, peccato. Adesso Stefanini sta protestando forse un po' troppo. Stefanini. Cambio, esce Stefanini, entra Galli, esce Bisconti, rientra Simons. Per Scafati, 51-61, a 7 minuti dalla fine del quarto quarto. Peccato per aver subito questa bomba, grazie al presidente. Rossetti recupera di pura, diciamo, astuzia, diciamo, tecnica difensiva. Galli, no, bruttissimo tiro oggi anche lui. Peccato perché la scelta era buona, il difensore gli aveva lasciato spazio su pick and roll. Fallo di Infante. Quarto di Infante, sinceramente è stato una cosa, un fallo un po' così. No. Sanguinetti è stata una, siamo ritornati a 13 purtroppo. Sanguinetti non sta facendo rimpiangere per nulla la scelta di Spinelli. Ah sì, perché ha fatto 4 su 4 da 3 punti. Comunque 4 bombe le ha fatte sicuro, non so se ne ha tirate 4 o 5. Anche mettendo in rete i compagni, sta giocando proprio molto bene. Commiami pubblico continua ad applaudire e a sostenere la squadra. Purtroppo è mancato completamente il tiro pesante. Ancora una volta non ha costruito nulla, però scadono i 24 secondi. Faraginoso, forse i giocatori cominciano a sentire un po' di stanchezza, meno 13 sicuramente lì non li sostiene chiaramente. Questa squadra sta facendo i miracoli. Sono gli ultimi 5 minuti in cui Piacenza ha ancora delle ambizioni di salvezza, per cui spesso in queste situazioni i giocatori, quando non hanno più energia, da qualche parte la trovano per forza, che sia adrenalina, che sia fuori, che qualcos'altro è necessario che tirino fuori, oltre a più di quello che gli è già stato chiesto, che è enorme. Giro e tiro, Galli rimbalzo, tiro e tiro di Simons. Troppo fermo il gioco, troppo fermo.
Infante si gira e tira. Adesso è importante. Importante recuperare anche questa palla in difesa. Importante recuperare anche in difesa. È andato molto vicino a recuperare la spalla, purtroppo come si fa. Entriamo in bonus. Entra Ivans e esce Zaccariello. Negli ultimi 5 minuti. Sorokas! Ah, peccato, sì. Sorokas! A dimostrazione che proprio quando deve andare male va male, contropiede, aveva battuto tutti, è scivolato, e ha perso l'occasione di ritornare a meno 9 perché si era involato da solo. È stata una bella conduzione centrale, contropiede, so che è riuscito a battere praticamente tutti, è caduto anche lui purtroppo. Simon stavolta la mette, un po' con l'aiuto del ferro, ma l'ha messa. Che salto. Si va a occupare ancora di Gasparin. Terzo fallo di squadra. Fallo di Sanguinetti, terzo fallo anche suo. Adesso mancano 4 minuti e 13 alla fine della partita. Siamo 66 a 53 per scappati. Una bomba che non è ancora venuta, dovrebbe essere. Sì! Marco Rossetti! L'abbiamo chiamata! Meno 10 a 3, 5, 4 minuti alla fine! Avanti, l'ultimo sforzo, ragazzi! Ruggero! Ah! Tiro che si arrampica ed entra. Ruggero, anche lui è stato un altro dei giocatori che ci ha fatto più male. Ricorderemo la bomba. L'iniziativa di Rossetti. Sì, ottima. Grande difesa di Rossetti. Gasparin, che però non tiene la palla in campo. 12 punti a 3-13. Vorrebbe un miracolo. Un paio di bombe, un paio di palle perse, forzate. Corta Simon, Sanguinetti non viene tagliato fuori da Gasparin, che ha fatto forse l'unico errore difensivo. Assist di Simons. Mancata una rotazione Piacenza. È stato servito comodamente il centro area di Acci. Sicuramente scappati. Essere una squadra che non aveva nulla più da dire al campionato. Sorokas perde un altro pallone. Bravo Galli, ma Ruggero ancora. Comunque il giocatore di Parma, il giocatore di Piacenza, Paolitano Galli e tutti i ragazzi stanno dando l'anima, non mollano di un centimetro. Sotto di 14 a 2.24 dalla fine. Adesso il pubblico sta rendendo omaggio alla squadra con una sciarpata, perché questi ragazzi si stanno meritando tutto l'affetto di questo meraviglioso pubblico.
purtroppo questa lotta è impari. Contro la corazzata scappati, l'organico non ha niente da invidiare alle prime quattro della classifica. Infante però recupera la palla, adesso deve accelerare Piacenza, fallo di Simons. Terzo fallo di Simons e anche scaffati in bonus a 1.51 alla fine. Partita encomiabile quella di Infante, che ha dato tutto contro un giocatore fortissimo come Simons, sia in attacco che in difesa. Veramente, diciamo che teoricamente ha sofferto più bastoni, più esperto, più smaliziato. Purtroppo sbaglia il primo libero. Ci ha massacrato, mi ha palleggiato per tutto il campo, per tutta l'azione, ha creato spazi per fare la comoda del tripla. Ormai i giocatori di Piacenza non hanno più le gambe per poter stare dietro a queste giocate. MVP della partita, se ce n'è uno, ma come la vedo io, Sanguinetti. Sì, sicuramente tra lui e Ruggero c'è stato un ghiaccio che penso sia stato su fino adesso. Dopo le due liberi a 1-7, il punteggio di 56-73 per i scappatesi. Si spengono stasera le ambizioni di salvezza di Piacenza, che indipendentemente dal risultato di Matera si gioca domani. La squadra di Piacenza compiendo un altro miracolo, potrebbe andare a vincere a Treviglio, l'ultima di campionato, potrebbe che arrivare alla pari di Matera. Purtroppo siamo adesso, infatti il pubblico piacentino rende onore a meno due ai giocatori e allo staff che hanno dato tutto in questa stagione. Purtroppo adesso i punti sono 21. Adesso tutto il pubblico al piede a applaudire, è molto bello. Una matricola come Piacenza, che il pubblico di Alaporto di Genere riconosca l'impegno che hanno messo questi ragazzi in campo e tutto quello che hanno sofferto durante tutta la stagione. Galli da tre adesso. Adesso Scaffati
Penso non attaccherà più, passa la metà campo. Onore. Purtroppo si chiude con una sconfitta amara come punteggio, ma vissuta, combattuta fino alla fine da questa squadra